Ok, come dicevamo ieri, vediamo di completare il discorso sugli impianti motori idraulici, in particolare sulle macchine motrici idrauliche, le turbine. Ieri abbiamo visto due fra le più comuni, sicuramente almeno in Italia, se andate a visitare qualche centrale idroelettrica avrete più probabilità di imbattervi in una Pelton o in una Francis, dopo vi racconto qualcosa su questo ultimo punto, e un po' meno che per quanto riguarda queste ultime turbine a flusso assiale o ad elica, conosciute, come abbiamo detto più volte, col nome di chi ha proposto quel meccanismo di cui parlavamo ieri, cioè questo ingegner Kaplan, da cui prendono il nome. Non che siano meno importanti, ma ripeto, nel nostro paese, siccome appunto sono adatte a portate molto molto grandi, milioni di litri al minuto, fino a, chiaramente anche un po' meno, ma fino a portate così grandi, salti molto modesti, diciamo, data l'orografia e l'idrografia del nostro paese, insomma, non sono così frequentemente utilizzate. Ci resta appunto da un po', l'avevamo cominciato a descrivere ieri, questa era la Francis, eccola qua, diciamo, una Kaplan montata in un impianto. Qui in blu si riescono a vedere le pale statoriche e poi il rotore con queste tipiche pale ad elica. La caratteristica importante è che, appunto, come potete vedere, qui arriva praticamente l'uscita dei condotti che forzano l'acqua ad entrare nella parte fissa, quindi queste sono le pale statoriche, che contribuiscono a una accelerazione del fluido. Il fluido conserva una buona parte della propria energia di pressione, che poi sfrutterà appunto facendo questo salto, e questa praticamente fa una deviazione di circa 90 gradi per andare a immettersi nel condotto rotorico, appunto con un flusso assiale, ok? E quindi per avere questo flusso assiale ha questa rotazione di quasi 90 gradi. Questa rotazione chiaramente implica un po' di perdite che sono accettabili, perché appunto essendo il salto piccolo le velocità assolute raggiunte dal liquido non sono elevatissime, come sapete, e quindi le perdite fluidodinamiche, idrodinamiche, che sono proporzionali al quadrato della velocità, sono accettabili anche imponendo queste forti deviazioni al fluido. Per questi e altri motivi, appunto, occorre che durante questa deviazione, diciamo, la distanza dall'asse di rotazione sia sempre abbastanza elevata, e per questo motivo quindi quel mozzo, anche oltre che per questioni strutturali ma anche per questioni fluidodinamiche, è bene vedete dargli un diametro abbastanza elevato, proprio per impedire che durante la rotazione ci siano queste filetti di fluido che vanno ad avvicinarsi troppo all'asse della macchina, corrispondenza dei quali subirebbero delle
forti variazioni di pressione che potrebbero dare vita, ne parleremo più avanti, a fenomeni di evaporazione dell'acqua che sarebbero del tutto indesiderati. Ok, vediamo se avevo qualche immagine migliore. Quindi sono le condotte, le pale statoriche, vedete la forte deviazione del riflusso che viene, insomma, qui si cerca di fare in modo che questa sezione non sia tanto ampia in modo tale da conservare, diciamo, la quantità di moto del fluido il più possibile e indirizzarlo sulle pale a forma di elica. Le pale rotoriche. Questa circostanza, appunto, che queste macchine che utilizzano un salto abbastanza modesto, comporta anche la circostanza, abbiamo detto prima, che appunto che C1 è proporzionale al salto e dipende dal grado di reazione, che in queste macchine abbiamo visto è abbastanza elevato, tipicamente tra 0,6 e 0,7, e quindi diciamo che C1 non è particolarmente elevata. Se noi andiamo a vedere, come al solito, confrontiamo tutta l'energia che mettiamo a disposizione del rotore, essendo una macchina a reazione non dobbiamo dimenticarci assolutamente questo termine, con quella che appunto il rotore riesce ad utilizzare completamente, come al solito, diciamo, come ormai abbiamo imparato a vedere tante volte, diciamo, scrivendo ancora una volta il rendimento di espansione in forma ideale, cioè chiaramente qui al numeratore potremmo andare a sottrarre ancora tutte le perdite di natura fluidodinamica e non, insomma, tutto il complesso delle perdite che si verificano nel gruppo statore-rotore. Però, diciamo, chiaramente in questo discorso sarebbe influente. Concentriamo l'attenzione, come al solito, sul valore della C2, che appunto noi, come al solito, ci preoccuperemo di disegnare i triangoli di velocità all'uscita, che ormai vi sono familiari, come al solito il triangolo di velocità all'uscita, diciamo, in modo da
per la portata di progetto avere una C2 praticamente ortogonale alla U, quindi lo scarico puramente assiale, come al solito, allo scopo di minimizzarla, almeno nell'efflusso ideale. Nell'efflusso reale bisognerà tenere conto delle perdite, per cui vedremo che diciamo, in realtà non è proprio un angolo di 90 gradi quello che ci occorre, ma insomma il discorso teorico rimane quello che abbiamo fatto tante volte. Il punto è però numerico, nel senso che per quanto la si cerchi di ridurre questa C2, diciamo che grosso modo questa C2 quadro mezzi non è che cambia, che diventa più piccola in funzione del tipo di turbina che stiamo utilizzando e quindi del salto geodetico che abbiamo avuto a disposizione. Voglio dire, se noi scrivessimo questa espressione per una macchina ad azione come una Pelton, dove come sapete questi termini non comparirebbero, numericamente il valore di questa C2 sarebbe poco diverso da quello, proprio dal numero, che andremo a mettere nell'espressione questa che abbiamo appena scritto per una macchina assiale come la Kaplan. Però la differenza dove sta? La differenza sta che in una Pelton che sfrutta un salto di 700, 800, 1000 metri, no? Ed è ad azione, quindi R uguale a 0, questo il valore numerico di C1 è elevatissimo. E quindi diciamo C2, supponendo in prima ipotesi che sia sempre lo stesso valore nei due casi, per fare questo confronto giusto a titolo esemplificativo, è chiaro che nel caso della Pelton ha un peso percentuale piccolo, d'accordo? Perché in questa espressione, appunto, C1 è un numero molto grande, e quindi quel valore di C2 rappresenta una piccola percentuale di perdita rispetto a C1. Nel momento in cui C1 si abbassa di molto, perché H1 da centinaia o migliaia di metri diventa decine di metri, la macchina è a reazione, R vale 0,6 anche 0,7 molto spesso, okay? Quindi C1 risulta decisamente più piccolo. Se in primissima ipotesi, ripeto solo per scopo di fare questo esempio, immaginiamo che il valore numerico, proprio i metri al secondo della C2 allo scarico di questa Kaplan rimanga lo stesso di quello che si sarebbe potuto ottenere nella Pelton, è chiaro che questa volta confrontandolo con C1 quadro mezzi, diciamo percentualmente è pesa molto di più, perché è molto più vicino al valore di C1, e quindi questo abbasserebbe abbastanza il rendimento della macchina. Per questo motivo si ricorre ad un accorgimento in modo tale da incrementare, diciamo, il salto di pressione che si può sfruttare direttamente all'interno del rotore. In che modo? È praticamente abbassando la pressione di scarico anche al di sotto del valore atmosferico, perché è chiaro che se io qui ho per il liquido una certa pressione e scarico in atmosfera, qui il salto a disposizione sarà quel valore della pressione ingresso al rotore meno la pressione atmosferica che c'è. Se io riuscissi, siccome la pressione a monte qui non la posso aumentare perché il salto è quello, no? È quello che la natura mi ha dato, e quindi abbiamo detto per queste macchine è limitato, e quindi a quel salto corrisponde anche una C1 limitata,
E quindi io chiaramente non posso intervenire sulla pressione a monte che dipende dalla natura del sito dove sono andato a installare questa macchina, però il delta P, se non posso aumentare la pressione di monte, lo posso incrementare facendo abbassare, riducendo la pressione di valle, un po' quello diciamo, saltando, facendo questo salto fantasioso, è un po' quello che si fa allo scarico delle turbine a vapore, dove per prolungare l'espansione ben oltre la pressione atmosferica, vi ricordate, abbiamo parlato a lungo, si fa questo condensatore isolato dall'ambiente esterno, nel quale regna una depressione, una pressione molto più bassa rispetto a quella atmosferica. Questo consentiva in quegli impianti che abbiamo studiato alcune settimane fa di guadagnare in termini di delta T, di delta H, una porzione non trascurabile. E qui l'idea appunto è quella di andare a posizionare allo scarico. Ecco, come vedete, diciamo, anziché far cadere liberamente l'acqua nel canale di raccolta, andare ad incapsulare lo scarico in questo condotto tronco conico, insomma un condotto divergente di questo tipo. Lo scopo appunto è quello di rallentare il fluido dalla sezione di uscita della girante, la sezione 2, quindi dove aveva la velocità C con 2, ma è farlo uscire da questo tubo con una velocità C con 3 più bassa, e chiaramente sempre per la conservazione dell'energia. Rallentare significa aumentarne la pressione, ok? Aumentarla in questa sezione e quindi farla diminuire in questa sezione, poiché chiaramente nel condotto di raccolta grava, sul raccolto del condotto di raccolta grava la pressione atmosferica, se P con 3, che è quella atmosferica, è maggiore di P con 2, vuol dire che nella sezione 2 la pressione sarà minore di quella atmosferica, cioè appunto questo è come se ci garantisse, diciamo, un incremento virtuale del salto geodetico a disposizione. Lo possiamo vedere un po' più in dettaglio facendo il semplice bilancio di energia, la solita equazione di Bernoulli che ci viene in aiuto. Se facciamo appunto il bilancio di energia fra la sezione 2 uscita dal rotore e la sezione 3 uscita dal tubo diffusore, possiamo scrivere che in 2 avremo, che energia avremo? Energia di pressione, P con 2 sul rocker, scriverla appunto in termini di energia, più energia posizionale, se ci riferiamo a un livello Z uguale 0, per il quale calcoliamo questa possibile caduta, cioè il livello del suolo dove nel canale dove andremo a raccogliere l'acqua, e quindi avremo un'energia potenziale gravitazionale GZ2 e più evidentemente il contributo dell'energia cinetica che compete a quella C con 2 allo scarico. Tutto questo, tutta questa somma si dovrà ritrovare ripartita evidentemente in maniera diversa, ma questo ci insegna il bilancio di energia che abbiamo studiato ormai 2 mesi fa nei nostri primi
incontri, le nostre prime lezioni su questi argomenti, applicata appunto, particolarizzata al caso di questo. Questa è la solita equazione di bilancio dell'energia, ragazzi, non ce lo dimentichiamo. Particolarizzata, non trovate entalpia, non trovate calore, non trovate lavoro, questi termini che abbiamo utilizzato più spesso, perché chiaramente stiamo parlando, lavoro non se ne parla, parliamo di un condotto fisso e quindi scambi di lavoro non ci interessano. Mi sembra del tutto evidente che possiamo considerare adiabatico quel piccolo condotto dove acqua fredda proviene dalla turbina e si va a riversare nel canale, quindi scambi di calore neanche se ne parlano. Il fluido è un liquido, quindi lo possiamo considerare incomprimibile, quindi a densità costante, andando a particolarizzare quell'equazione appunto per i liquidi in un flusso monodimensionale, come si suol dire, dà vita a questa particolarizzazione di quel bilancio di energia che è conosciuta col nome di equazione di Bernoulli, no? In cui appunto si vanno a vedere questi conti. E quindi questo vuol dire che tutta l'energia che il fluido aveva in una certa sezione la dovrà avere anche nella sezione di uscita, e quindi se possono cambiare, chiaramente cambiano i contributi dei singoli addendi in modo tale da, che la somma rimanga costante. Era inutile tutta questa precisazione, però è sempre meglio. E quindi questo vuol dire che in uscita avremo una P3 su ρ, immagino diversa, esce ad altezza Z3, okay, e avrà, avrà una velocità C3 quadrato metro. E dobbiamo tenere conto delle perdite, la somma, questa xi, diciamo il simbolo che spesso adopereremo per indicare tutte le perdite di carico, in questo caso praticamente perdite distribuite all'interno di questo condotto divergente. Ok? GZ2 lo possiamo chiamare H2 e GZ3 lo possiamo chiamare H3, ok? Per cui diciamo, se l'altezza fuori tutto di questo tubo diffusore la chiamiamo H A, questa sarà, possiamo scriverla come H2 meno H3 meno H S, avendo indicato, si vede bene nella figura, H S, diciamo il tratto per il quale facciamo affondare il tubo nel canale, al di sotto del pelo libero del chiaramente inoltre possiamo dire che P3 su ρ, che compare qua, sarà pari a P3 su ρ, sarebbe la pressione qua, ok? La pressione qua sarà uguale alla pressione atmosferica su ρ più il contributo dovuto a questa colonnina d'acqua che sta qua, ok? Quindi P atmosferico su ρ più H con S, ok? Quindi, se vogliamo, a noi interessa capire che fine ha fatto, che fine fa la pressione all'uscita dal rotore, P2 su ρ. Quindi P2 su ρ sarà uguale a questa P3 su ρ, che quindi scriviamo P atmosferico su ρ
HR con S meno H con 2, più H con 3, più C con 3 quadro mezzi, meno C con 2 quadro mezzi. Ok? Quindi questa la possiamo scrivere, se questi qui li raddoppiamo in questo, sarà il atmosferico su Rho meno, tutto questo è meno H con A, più, qui devo invertire i segni, questo risultato, che la pressione in uscita dal rotore è pari a quella atmosferica meno tutto questo contributo. Questo contributo è sicuramente maggiore di zero, H con A è l'altezza del tubo, queste sono delle perdite, ma abbiamo detto abbastanza modeste, perdite distribuite, questa è pari all'altezza del tubo, questa è l'incremento, è il contributo che si ottiene a causa del rallentamento del fluido, perché abbiamo scelto il condotto a sezione crescente, abbiamo messo un condotto divergente. Se mettevamo un cilindro lì, un tubo cilindrico, questo termine era nullo, e noi qui che cosa ci guadagnavamo? Guadagnavamo ben poco, praticamente avremmo recuperato l'altezza del tubo, il che significa che questo tubo potevamo pure risparmiarcelo, ci sarebbe bastato abbassare, no, la girante, invece di montarla là sopra la montavamo qua giù ed era la stessa cosa. Invece montandola lì e facendo il condotto divergente e quindi che decelera il fluido, possiamo usufruire di questo contributo, il che significa appunto che nella sezione 2 in questo modo riusciamo a creare una depressione, cioè abbassiamo la pressione in uscita dal rotore a un valore più basso rispetto a quello atmosferico, e quindi diciamo il delta P montevalle del rotore risulta accresciuto. Come dicevamo prima, è come se virtualmente avessimo aumentato il salto geodetico a disposizione, come un incremento virtuale della nostra altezza di caduta del liquido. È chiaro che c'è un limite su questa altezza H con A, perché appunto che cosa significa che la pressione lì è più bassa? Significa che evidentemente questo tubo poi si riempie di acqua. Provate, perché? Perché qui spinge la pressione atmosferica. Qui dentro, mano a mano che saliamo, la pressione si abbassa e abbiamo detto, l'abbiamo appena scritto, scende al di sotto del valore atmosferico, quindi qui spinge, qui la pressione è inferiore e quindi il liquido tende a salire là sopra. È chiaro che quindi c'è un limite che non deve raggiungere evidentemente la girante. Ma non solo, quello che interviene è che a furia di diminuire la pressione del liquido, come sapete, diminuendo la pressione,
diminuisce la temperatura di evaporazione del liquido. Quindi questa è acqua fredda, di dove, vabbè, perché dovrebbe evaporare? Non evapora se siamo a pressione atmosferica, ma se la pressione diventa 0,5 bar, 0,4 bar, 0,3 bar, l'acqua incomincia ad evaporare anche a temperature dell'ordine dei 40, 30 gradi e via dicendo. Chiaramente è proporzionale alla temperatura. Quindi se la pressione si abbassa troppo, l'acqua, benché fredda, potrebbe evaporare, e anche questo è un fenomeno, ne parleremo diffusamente fra qualche lezione, che comunque deve essere evitato, perché insomma questo vapore praticamente costituirebbe un ostacolo al flusso dell'acqua che proviene dalla turbina, e quindi farebbe aumentare notevolmente le perdite, vanificando tutto quello che è questo tubo diffusore cosiddetto, o di aspirazione. Insomma, entrambi i termini appunto indicano questa funzione. Tubo diffusore, perché appunto abbiamo detto il diffusore è un condotto che rallenta un fluido e ne aumenta l'energia di pressione, perciò si chiama in questo modo. Oppure anche di aspirazione, perché il risultato poi alla fine è che, provocando la depressione all'interno di questo tubo, effettivamente va ad aspirare il liquido presente nel canale di scolo di raccolta. E questo è un accorgimento che viene utilizzato praticamente sempre per le turbine idrauliche che sfruttano piccoli sacchi, addirittura vengono vendute già corredate. Insomma, il costruttore si fa il calcolo di, perché H con A, come abbiamo detto in questo momento, è un termine, non ci abbiamo messo un numero chiaramente, quindi caso per caso il costruttore valuta l'altezza H con A appunto compensando, diciamo, queste due opposte tendenze. È chiaro che quanto più è alto il tubo diffusore, maggiore è questo effetto di depressione che si va a creare alla sezione di uscita, sta scritto qui. Però, come abbiamo detto, non si può esagerare, perché se questa depressione aumenta c'è il rischio della evaporazione del liquido, e quindi caso per caso il costruttore determina il valore ottimale per questa altezza, e praticamente vendendo la macchina vende a corredo un legge che si spreca più di tanto questo semplice condotto divergente, di cui qua vediamo lo schemino. E l'altra cosa, quindi, voglio dire, non è che necessariamente deve essere accoppiato alla turbina assiale, alla turbina Kaplan, nel senso che è sicuramente inutile, che io non l'ho mai visto accoppiato ad una Pelton che sfrutta un salto di centinaia di metri, però alcune Francis, che come abbiamo detto sono particolarmente flessibili nel loro campo di applicazione, alcune Francis che sfruttano salti di 30-40 metri non disdegnano questa soluzione. Se riescono a guadagnare un punto percentuale o due punti percentuali sul rendimento grazie a questo accorgimento, perché no? E quindi insomma, sostanzialmente voi lo trovate, quindi non dipende dal tipo, esclusivamente dal tipo di turbina, dipende dal salto che quella macchina va a sfruttare. Per salti dell'ordine dei metri o delle decine di metri, praticamente è diventato una prassi utilizzare questo. Quando il salto passa a centinaia di metri diventa assolutamente inutile, e quindi si evita. Ok? Bene.
Ok? Vabbè, come parte diciamo prospettiva di queste varie tipologie di macchine idrauliche, penso che abbiamo completato l'altro scenario. Vorrei tornare però a impiegare qualche minuto per raccontarvi quello che ieri mattina all'inizio avevamo visto proprio come prima immagine. Abbiamo messo una bella fotografia, eccola qua, e vi avevo detto questa è relativa a un impianto idroelettrico, quindi basato sulle tecnologie di cui abbiamo appena discusso, che si trova a Presenzano, località Presenzano, un po' provincia di Isernia, un po' provincia di Caserta. Credo che Presenzano proprio paese sia provincia di Caserta, però la parte alta è provincia di Isernia. Vabbè. Insomma, quindi non distante da qua, e c'è questa centrale, come vedete è costituita da quattro condotte, al termine dei quali ci sono i pozzi all'interno dei quali sono alloggiate le macchine idrauliche, appunto quattro condotte, quattro turbine. La potenza che riescono a produrre complessivamente è abbastanza elevata, perché è tale, ogni condotta di queste è tale da alimentare una turbina, e adesso vedremo che tipo di turbina, da 250 MW. Quindi quando tutto funziona a regime, funzionano tutte e quattro, la centrale è in grado di produrre 1000 MW. E tanta potenza. Come vi accennavo, però, questo è un esempio. In Italia ce ne sono diverse, qualche decina di impianti di questo genere. Appartiene, ripeto, è un esempio che appartiene a una categoria particolare di impianti idraulici che si chiamano impianti di accumulo o impianti di pompaggio. Qual è la loro particolarità e a che cosa serve? La loro particolarità è che, mi pare che già ieri ve l'avevo accennato, ho detto che ci siamo domani, la loro particolarità sta nel fatto che il bacino, non so se c'è un'altra, no? Insomma, il bacino che sta in alto, l'equivalente di questo che si trova qui a monte, praticamente non viene alimentato con continuità, non c'è un fiume che lo alimenta sempre. C'è questo bacino, ma l'acqua, quella è quella, insomma, non c'è alimentazione. Quindi che cosa fa questo impianto? Quando questo bacino è pieno, si comporta come tutti gli impianti che abbiamo studiato fino ad ora, sfrutta questo salto di alcune centinaia di metri. Qui dentro ci sono le macchine, sono turbine Francis, sono turbine radiali tipo Francis che abbiamo visto ieri, e dopodiché l'acqua si raccoglie in questo bacino inferiore. Quando si è svuotato chiaramente il bacino superiore, l'impianto, diciamo, non può più funzionare in questa modalità. E che cosa succede? In pratica, quindi, quando si è riempito questo bacino inferiore, con una certa modalità che adesso andremo a descrivere, in pratica, cioè quindi in un certo momento, in un momento ritenuto opportuno, diciamo,
E questo bacino chiaramente è collegato mediante tubazioni con le macchine che stanno in questa sala macchine, okay, che qui vedete più o meno riprodotta, e in questa sala macchine, oltre alle turbine, praticamente ci sono delle pompe, no? Macchine operatrici, di cui parleremo, cominceremo a parlare fra qualche giorno, macchine operatrici che appunto di mestiere fanno questo, cioè trasferiscono energia meccanica prelevata da una qualche fonte di energia meccanica, la trasferiscono al fluido, in questo caso l'acqua, per incrementarne l'energia di pressione, soprattutto anche energia cinetica se volete, ma soprattutto energia di pressione, in modo tale da far sì che per esempio che se ne fa l'acqua di questa energia di pressione, in questo caso è l'energia di pressione che le pompe riescono a conferire all'acqua è tale da consentirle di vincere la gravità e quindi di risalire in queste condotte per andare a riempire un'altra volta il bacino che sta qui a monte. Prevengo subito la vostra domanda, cioè, ma che serve fare questa cosa? Prima la cosa, giù poi la porto su. E tra l'altro, anche questo lo precisiamo fra un attimo, ma ancora prevengo le vostre obiezioni, è chiaro che se consideriamo il come dobbiamo fare, consideriamo il comportamento reale di tutto questo impianto, è chiaro che ci sono delle perdite durante la discesa, quindi quando produciamo l'energia meccanica ed elettrica. Ci saranno delle perdite chiaramente anche quando facciamo l'operazione inversa, cioè diamo pressione all'acqua per farla ritornare sopra. È chiaro che se facciamo un bilancio complessivo, andiamo a facciamo il rapporto fra l'energia elettrica che produciamo durante la caduta e l'energia potenziale dell'acqua quando si trova nel bacino superiore, e tenendo conto di tutte queste perdite, è chiaro che il bilancio è in perdita, okay? Non potrebbe essere diversamente, e quindi questo avvalora la domanda: allora a che serve, perché fare un impianto di questo? Il motivo non è quello di produrre energia in un modo efficiente da una fonte rinnovabile. Qui non c'è la fonte rinnovabile, sostanzialmente manca la fonte primaria dell'energia, cioè un corso d'acqua ad una certa quota in cui possiamo sfruttarne la caduta, il salto geodetico. E questi impianti sono diffusi un po' dappertutto, anche nel nostro paese, sono nati, poi vediamo che hanno un po' cambiato la loro missione, sono nati per uno scopo ben preciso. Vi ricordate che adesso possiamo dire queste cose perché ne abbiamo parlato, vi ricordate che più volte vi ho detto che una grande centrale termoelettrica, soprattutto quelle dove ci sono delle grandi turbine a vapore rispetto a quelle più compatte, per esempio solo con turbine a gas, ma una grande centrale termoelettrica dove ci sono turbine a vapore di grandi dimensioni, da sole o in impianti combinate, turbina a gas, turbina a vapore, okay? Come abbiamo detto più volte, queste centrali non amano essere regolate come potenza prodotta, sia perché il rendimento complessivo dell'impianto diminuisce quando ci si allontana dalle condizioni nominali di funzionamento,
sia perché soprattutto, ripeto, se parliamo di grossi impianti, di grosse sì, macchine, un grosso generatore di vapore, una grossa turbina a vapore, anche i transitori sono lenti, nel senso che passare dal massimo carico a metà carico richiede ore, non è che si fa in 5 minuti, una cosa che si misura in unità di misura le ore. Quindi nel momento in cui poi bisogna ritornare alla massima potenza, bisogna mettere in conto di nuovo un transitorio particolarmente lungo. Tutto questo come si concilia con le esigenze degli utenti? Un discorso che avevamo un po' accennato e che vi ricordo, nel senso che complessivamente, pensate al sistema paese, diciamo, la politica energetica, insomma, in Italia, diciamo, il fabbisogno dell'energia elettrica, tanto per fare, dico in Italia, ma potremmo concentrarci sulla regione Lazio, sulla provincia di Frosinone, su quello che volete, cambia solo la scala, ma il concetto rimane lo stesso. Chiaramente il fabbisogno, la richiesta di energia elettrica è molto variabile nell'arco delle 20, insomma, è variabile nell'arco delle 24 ore, è variabile nell'arco della settimana, è variabile con un orizzonte più largo nell'arco dei 365 giorni dell'anno. Quindi, diciamo, da una parte abbiamo queste centrali che hanno difficoltà a fornire variazioni di energia prodotta e immessa sulla rete, e dall'altra parte c'è la rete che chiaramente non chiede sempre lo stesso carico. La richiesta è tipicamente fatta in questo modo, cioè queste sono le ore del giorno, queste sono quelle della notte, con variazioni più o meno marcate che cambiano a seconda, appunto, dei giorni della settimana, a seconda delle stagioni, a seconda delle località. Evidentemente, se applichiamo questo bilancio alla città di Frosinone, troveremo appunto una distanza qui di una certa entità; se lo applichiamo alla città di Milano, troveremo una distanza diversa, però, come vi dicevo, il concetto rimane lo stesso. Allora, che c'entra questo con questo discorso? Se appunto noi abbiamo una centrale che produce energia e la vogliamo far lavorare più o meno in maniera costante, diciamo su un livello di questo tipo, è chiaro che ci sarà un surplus di energia prodotta durante le ore vuote, cosiddette vuote, le ore notturne per esempio, e ci sarà un deficit nelle ore cosiddette piene. Allora uno dice che se questa qui durante le ore vuote io la conservo, me la metto in tasca, la metto da qualche parte, poi la prendo e la distribuisco nel momento in cui mi serve e ho risolto il problema, faccio lavorare a carico costante la mia centrale termoelettrica a tutto vantaggio del rendimento globale della centrale, come abbiamo appena più volte detto. Okay. E mi risolvo tutti i miei problemi di adeguare la richiesta, adeguare l'offerta alla richiesta da parte della rete. La difficoltà sta nel fatto che l'energia elettrica ha tanti pregi, ma diciamo il suo unico difetto è quello che è difficile da conservarsi, insomma, cioè è difficile appunto metterla
da qualche parte dopo che l'abbiamo prodotta e conservata. Lo so che state pensando alle batterie, alle pile, però appunto fatte su certe taglie non è fattibile un discorso del genere. Viceversa, appunto, fra i pregi c'è la sua grande facilità di trasporto, nel senso che questa centrale che produce a carico costante così, si trova a Viterbo, per esempio, diciamo con poca spesa sempre in termini energetici, quindi in termini di perdite per trasporto, io posso appunto trasportare facilmente l'energia prodotta a Viterbo fino a Presenzano. E che cosa fa questo impianto? Ecco che in pratica questa energia che avanza sulla rete io la trasporto a Presenzano, e a Presenzano dico Presenzano perché è l'esempio che stiamo facendo, insomma, in generale in questi impianti che appunto abbiamo chiamato di accumulo o di pompaggio, e loro la sfruttano di notte per pompare appunto l'acqua dal bacino inferiore al bacino superiore. Nel bacino superiore la conservano perché appunto l'energia potenziale idraulica, a differenza dell'energia elettrica, si conserva tranquillamente, sta là nel bacino superiore, e nelle ore piene, nelle ore in cui c'è bisogno della punta, si attiva il funzionamento in generazione della centrale, si fa cadere appunto l'acqua dal bacino superiore al bacino inferiore, e nell'esempio appunto che stiamo facendo, perché è quello di cui conosco un po' più le cose perché sta qua vicino, appunto io riesco a produrre 1000 megawatt, che non sono pochi, che posso rimettere in rete per soddisfare questi picchi che richiesti dalla rete. Okay? Questo è il motivo per il quale in Italia già negli anni 60, 70, si sono incominciate a costruire queste centrali, che vi ho detto a prima vista sembra a che serva, e vi ribadisco appunto che il rendimento complessivo, cioè se faccio il rapporto fra la potenza elettrica che produco nelle ore piene appunto rispetto alla potenza dell'energia corrispondente all'energia potenziale idraulica, quindi dell'acqua quel bacino a quella altezza, cioè, questo rapporto chiaramente va tra 0,7 e 0,8 per i motivi che abbiamo detto prima, cioè io devo fare la somma di tutte le perdite ogni volta che l'acqua si muove là dentro, insomma è accompagnata da perdite, quindi sia durante la fase produzione di energia elettrica sia durante la fase di assorbimento per portarla in alto, perdite che riguardano il funzionamento delle macchine e che riguardano soprattutto le perdite di carico in quelle quattro condotte che avete visto, quindi perdite che si verificano sia se l'acqua scende sia se sale chiaramente, e quindi complessivamente si sommano, e quindi ecco che insomma 70% non è tanto per una centrale idroelettrica normale, chiaramente sarebbe un valore molto basso, e invece appunto è quello che compete a una centrale di questo genere, e di cui appunto l'obiettivo non era quello di produrre energia da fonte rinnovabile con un alto valore del rendimento, diciamo l'obiettivo era quello che vi ho descritto prima. Una cosa interessante, poi particolare, appunto, è che per ottimizzare il tutto, quindi come dovrebbe essere composto, diciamo, il gruppo macchina idraulica, macchina elettrica? Teoricamente ci dovrebbe essere una cucina idraulica accoppiata a un generatore elettrico. Il generatore elettrico dovrebbe alimentare un motore
elettrico e questo a sua volta la pompa per far ritornare l'acqua su. Mi trovate? Ok. E quindi complessivamente quattro macchine, due a fluido e due elettriche. Due elettriche e due quando è possibile esistono soluzioni più efficienti, cioè esistono macchine elettriche che possono funzionare sia come generatore sia come motore e quindi se ne potrebbe risparmiare una, fare un'unica macchina elettrica, quindi due macchine a fluido e una macchina elettrica. Oppure la Francis, di cui abbiamo parlato ieri, ha la particolarità, è l'unica fra le turbine che abbiamo studiato, evidentemente non può farlo la Pelton, ma anche la Kaplan avrebbe difficoltà. La Pelton è proprio impossibile, ma la Kaplan avrebbe difficoltà. Quindi se il salto è tale da consentire l'impiego della Francis, la Francis ha la particolarità di poter funzionare, si chiamano Francis reversibili, reversibili non nel senso termodinamico classico che conosciamo, ma reversibili nel senso più materiale, che può praticamente invertire il flusso, quindi prima il rotore, poi lo statore, i percorsi appunto in senso inverso, in modo tale da comportarsi da pompa. È una cosiddetta turbina pompa, può funzionare o da turbina o da pompa, e quindi in questo modo, diciamo, appunto con la Francis reversibile, in pratica risparmiamo anche con l'altra macchina a fluido, e quindi un'unica macchina a fluido, una turbina pompa, e un'unica macchina elettrica, un generatore motore, in modo tale appunto da avere una costruzione più semplice, più economica sicuramente, ma anche più affidabile, con appunto, tutta una serie di problemi in meno quando è possibile appunto questo. E qui è quello che appunto si verifica in questa centrale di Tresuzzano, in questi nelle sale macchine appunto che si trovano nei pozzi alla fine di queste condotte, c'è proprio una soluzione di questo tipo. La turbina è una Francis appunto reversibile, come l'abbiamo chiamata, e la macchina elettrica è certamente un generatore motore che quindi può essere utilizzato. Ultimissimo dettaglio, se andate a vedere oggi come oggi, diciamo, questo modo di funzionare di questi impianti, proprio se vi procurate i dati di queste centrali, ripeto, sono più di 10 in Italia, vedete che in realtà questa necessità di coprire i picchi e di accumulare durante le ore urte si è abbastanza ridotta, soprattutto quella di fornire questi picchi. Perché? Perché diciamo questa è una cosa positiva per il nostro paese. Negli ultimi 10 anni, una cosa recente, negli ultimi 5 anni, diciamo, è cresciuta parecchio l'immissione in rete da parte di altre fonti rinnovabili, dove appunto, non so se lo sapete, insomma è l'occasione di fare due chiacchiere anche su questo, che per appunto per sfruttare il solare, per sfruttare solare principalmente fotovoltaico in questo caso, e l'eolico, praticamente sorgono mini centrali, piccole centrali, quindi non più le centrali da centinaia o migliaia di megawatt di cui abbiamo parlato nel caso appunto di conversione termodinamica che abbiamo studiato fino a qualche giorno fa,
quindi mini centrali che immettono in rete in maniera discontinua, in maniera costante, diciamo, questi contributi. Questo fa sì che, diciamo, non ci sia più tanto bisogno di colmare questi gap fra richiesta e offerta, ma contemporaneamente peggiorano la qualità dell'energia elettrica, e di questo, come potete immaginare, io non sono un esperto, ma i miei colleghi ingegneri elettrici che si occupano proprio di questo, come noi ci occupiamo della qualità della conversione termodinamica dell'energia, si parla anche di qualità dell'energia elettrica, cioè un kilowatt elettrico non è sempre lo stesso, insomma, questo è il concetto, come un kilowatt di energia termica è diverso da potenza termica, è diverso da un kilowatt di potenza meccanica, così un kilowatt di energia elettrica non ha sempre la stessa qualità. Questi funzionamenti, appunto, di piccole centrali, piccole quantità immesse in rete in maniera discontinua con delle caratteristiche che a me sfuggono, quello che è il punto è che abbassano la qualità dell'energia elettrica mediamente disponibile sulla rete, che pone dei problemi alla rete. Queste centrali quindi oggi hanno un po' cambiato la loro missione, che non è più quella di compensare questi divari, quindi di accumulare nelle ore vuote e immettere in rete nelle ore piene, ma quello di compensare appunto questa diminuita qualità dell'energia media disponibile sulla rete, nel senso che loro queste centrali immettono energia elettrica di primissima qualità, e quindi con questa immissione mediamente innalzano il valore medio della qualità dell'energia elettrica disponibile sulla rete, e vengono utilizzate, appunto, altrimenti, diciamo, potrebbero essere anche smantellate, perché essendo venuta meno la loro funzione primaria, abbiamo visto dal punto di vista del rendimento non sono competitive, e allora dice che le teniamo a fare, invece sono in piena attività ancora oggi, perché appunto assolvono un po' entrambe queste funzioni, un po' meno quella che abbiamo descritto per primo e che sarebbe quella per il motivo per il quale sono nate, lo assolvono ancora, ma chiaramente in misura minore per i motivi che ho detto, e invece in misura maggiore svolgono questo compito, diciamo, di migliorare il livello medio della qualità dell'energia elettrica immessa in rete, e quindi per questo motivo sono tutt'oggi in esercizio. Ok, con questa chiacchierata su questo tipo in particolare di centrali idroelettriche, credo che potremmo ritenere esaurito, come avevamo anticipato ieri, insomma, pensavo di farlo già ieri, ma abbiamo avuto bisogno di un'altra oretta, è tutto il capitolo impianti motori idraulici, e come più volte abbiamo detto, con gli impianti idraulici abbiamo esaurito il panorama degli impianti motori. Abbiamo fatto prima gli impianti motori termici, come ben ricordate, e da ultimo abbiamo aggiunto questi impianti motori idraulici, e quindi tutto il panorama della generazione dell'energia l'abbiamo esaurito. E quindi, diciamo, da subito fino a fine corso potremo dedicarci a vedere un po' da vicino come le macchine operatrici, diciamo, funzionano, come possono essere utilizzate, quali sono le loro caratteristiche, qual è il compito dell'ingegnere che voglia, che abbia da, non dico progettare chiaramente, ma scegliere
macchine operatrici, quali pompe e compressori, più adatti per un certo tipo di applicazione. Ok, vabbè, direi anche se abbiamo bilanciato male. Ho bilanciato male, poi ho però direi comunque di fermarci 5 minuti, poi faccio giusto un'introduzione su queste macchine operatrici e poi ne parliamo con calma a partire da oggi. Le domande sugli impianti idraulici, come al solito, quando siamo in conclusione, insomma, in un certo argomento, vi invito a, prima di voltare pagina, se c'è qualche dubbio su queste ultime cose che abbiamo detto, quelle che abbiamo detto ieri o anche la settimana scorsa, insomma non ci sono problemi, è il momento per chiarirle, poi voltiamo pagina. Sì. Il diffusore che viene applicato alle Kaplan può essere applicato anche a un apprentice? Mi sembrava di averlo detto. Cioè volevo sottolineare appunto che più che alla tipologia di macchina è legato al salto disponibile. Quando salto disponibile è dell'ordine dei metri o delle decine di metri, è bene applicare quel tubo diffusore perché consente comunque un guadagno di qualche punto percentuale sul rendimento della trasformazione. Quindi sembrava appunto di aver fatto proprio questo esempio, siccome le Francis le troviamo impiegate sia quando il salto è di 300-400 metri, ma anche quando è di 40 metri o 50 o giù di lì, è chiaro che per le Francis impiegate con salti più modesti troviamo applicato questo tipo, assolutamente. E, diciamo, quando l'altezza insomma del salto supera il centinaio di metri, le Qigong 1 crescono evidentemente in produzione, per cui le Qigong 2 se in prima approssimazione le immaginiamo costanti pesano sempre di meno e quindi non vale la pena andare a montare quel. Ma se ho una Francis che sfrutta un salto di 38 metri, sicuramente lo trovate applicato.